con dentro le città. Siamo ancora nel territorio di Augusta, a Brucoli, per la prima sagra del pesce. Di Brucoli, Borgo Marinaro. È il momento dell'approfondimento per capire come la festa, l'offerta del cibo si debba integrare anche con la storia, il genus loci, la capacità di ciascuno di essere legato alla propria terra e di saperla promuovere. Oggi ne parliamo con il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mari. Sindaco, quindi un grande evento per dare il segno forte di un Borgo Marinaro che vuole ritrovare la propria identità. Lo volevamo con grande forza questo evento, anche perché che a Brucoli non si era mai realizzata la Sagra del Pesce, era veramente una stortura di un territorio che deve riscoprirsi anche da questo punto di vista. E quindi grazie all'assessore Coco, ma grazie a tutti gli assessori, tutti i consiglieri che ci stanno aiutando ciascuno per realizzare una parte dell'evento, riporteremo la Sagra del Pesce a Brucoli, in questo luogo meraviglioso, questo Borgo Marinaro, che da qualche mese la regione siciliana ufficialmente ha riconosciuto come Borgo Marinaro. Quindi stiamo lavorando per rilanciare l'immagine e anche la vivibilità di questo meraviglioso borgo. Una vivibilità che passa anche attraverso la promozione, quindi la capacità di farsi conoscere, ma non per un turismo di massa, ma per un turismo che dia anche il segno della forza della storia. Sì, è essenziale la promozione. Oggi viviamo in un mondo in cui la promozione è importante, quindi la promozione di tutto quello che c'è a Brucoli è importante. Stiamo investendo parecchio, abbiamo fatto diversi spettacoli. Nei prossimi giorni ci sarà Max Giusti a concludere la serie degli eventi che realizzeremo. Durante la sagra ci sarà il concerto dei Replay e tanti altri. È un lavoro su cui noi crediamo tantissimo, perché siamo convinti sostenitori che con la cultura si può creare un modello di sviluppo importante, e lo stiamo facendo in tutti i modi, sia a Brucoli che in tutta Augusta. Grazie sindaco. Il castello aragonese sarà un po' il simbolo di questa sagra, un castello che era a difesa dei traffici marittimi di Brucoli, quindi si parte dalle radici per poi rilanciare con i seminari per capire la storia, la tonnara, la grande cultura marinare della pesca e poi l'offerta culinaria, ovviamente, che è quella che rende forte, che dà il segno di una capacità di aggregare che Brucoli vuole ricostruire. Grazie per averci visto.